è staccato. Merda. Sarà scarica la batteria? No, non mi convince. Parlava a bassa voce, era agitato. Perché? E poi lo conosci come Cristiano, non è uno che si fa prendere dal panico per niente. E poi, visto che era al bar, poteva chiamare da lì, no? Al bar? Ma che sta facendo al bar a quest'ora? L'ho mandato a prendere il passito. Chiama la polizia. Ma che polizia, Robby? Dove vai? Dove vai? Dal bar, è di corsa. Vengo anch'io, dai. Posso venire anch'io, Andrea? No, tu è meglio che rimani a casa. Se dovesse chiamare Cristiano, digli che stiamo arrivando. Hai ragione. Vai. Scusami, sono io. Scusa, ti ho spaventato. Scusami. Giorgio. Oddio, Cristiano! Che cazzo è successo qua? Fallo Cristiano. Sedere. Cristiano. Fallo sedere. Cristiano. Oh. Stai bene, Cri? Prendi qualcosa da bere. Sì. Eh? Come sotto un treno. Che è successo? Dai, col vino! E questo ho trovato. Oddio, Cri. Sì, io sono entrato, visto che qualcuno era stato qui, ti ho chiamato, ma non mi ricordo più niente. Ciao ragazzi. E tu che ci fai? Non ti avevo detto di rimanere a casa? Scusa, eravate talmente preoccupati che non... Oddio, io Cristiano, che hai? Niente, io sono passato, c'era la saracinesca sollevata, allora sono entrato... Oh cazzo! Che è successo? No, ditemi che è uno scherzo, no. Uno scherzo? Ci hanno fatto la cassaforte quei bastardi! Che ci fai qua? Non dovrei uscire? Sì, ma ci ho ripensato, il tipo è privo di fascino, viscido e pure noioso. Quello perché avevi detto che era carino? Ma sì, ma carino era carino, però quel carino viscido, noioso, capito? Ecco, tieni, guarda questo. Meglio lui. Però se poi ci sta, magari ti fidanzi e ti tocca la cena con i suoceri. Ah, a proposito, com'è andata? Vabbè, lasciamo stare. Stefano è stato insopportabile, non ha perso un'occasione per starsi zitto. Cioè? Cioè, se è uscito con una geniale sparata sul matrimonio, dicendo che lui non ci crede, che è un'istituzione superata. Insomma, del resto, la pensi anche tu così, no? Ma lo sai che lui ti stuzzica, lo fa così, ma in fondo ti vuole bene. Eh?
sì. In effetti mamma ha ragione. Le persone sono fatte in un modo e bisogna prenderle per come sono. Stefano è fatto così, quindi prendere o lasciare. Sì, è vero. Ha ragione Marianna, è proprio in gamba quella donna, mamma mia. Ma lo sai che da quando c'è mi sento più sicura, non lo so. E che in effetti lei certe cose le ha già vissute, no? Quindi riesce sempre a darmi il consiglio giusto al momento giusto. Sì. Proprio quando rompe, rompe. Dai, non dirlo. L'avessi una persona che sta lì, che ti consiglia. Più che altro che ti dà una mano quando stai giù, quando stai incasinata. Capito? Sai, credo di poter sapere quello che provi. In effetti ho provato lo stesso anch'io, non avere una madre. Sì, lo so, però la tua madre è qui, quindi è diverso. Vabbè, che facciamo? Ci stiamo a fissare 3 ore? Non dovevi andare all'ospedale? D'accordo, vado. Ok. Tutto a posto? Sì, tranquilla, sto benissimo. Ciao. Stavo andando, ho visto la neve e mi sono immaginato al calduccio nel letto con te. E allora ci ho ripensato. Ho spostato l'appuntamento, parto domani. Va bene. Però potevi almeno avvisarmi che tornavi. Se avessi saputo che ti facevo rischiare l'infarto, t'avrei chiamato senz'altro. No, solo un po' di spavento, ma adesso è tutto passato. Sicura? Ti vedo ancora un po' scossa. Senti, hai notato qualcosa di strano quando sei arrivato? Sì, la prossima volta faresti meglio a dire a Franco di controllare l'allarme. Perché? Non so, era guasto. Io anche ho provato a riattivarlo, ma c'era qualcosa che non andava. Devo dire a Franco di chiamare il tecnico. Che c'è? È successo qualcosa? No, no, niente. Sono solo un po' stanca, forse un po' stressata. Ma niente che non si possa risolvere con una bella dormita. Te ne pigli un altro che qui ci possiamo mettere il pesce rosso. Di là non manca nulla. Non c'è salva, meno male, perché ce l'avevano portata oggi. Ah, bella soddisfazione. Con cosa la paghiamo? Parlando con il fornitore di quello che è successo. Che cosa gliene frega a lui se ci hanno svaligiato? Eh? Vuole i soldi e basta quello. Avrei potuto pure fare qualcosa. Io potevo fare qualcosa. E ho fatto un bel casino. Invece, secondo me, hai fatto tutto il possibile. Sì, per farmi fregare, certo. Appena ho visto che la sala cinesca era aperta, dovevo chiamare subito la polizia invece di entrare come un cretino. Dai, Cristian, chi ha avuto, ha avuto. Ma questi hanno avuto parecchio, mi sa. Quanto hanno rubato? Tutto hanno rubato. Se venivano la scorsa settimana, sai cosa succedeva? Trovavano solo gli spiccioli. E invece no! Gli è andata di lusso a quei bastardi. Calma, calma, spacca tutto, sì, risolvi così i problemi. Senti, Robby, non ti ci mettere anche tu, ok? Peggio di così non può andare adesso. Andrea. È un momento e basta. Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare secondo te adesso? La volta che decido di fare le cose con amore, va sempre tutto a puttane. Non mi va di sentirti parlare così. Cosa vuoi fare? Vuoi mollare tutto? Sarebbe meglio, sì. Ehi, guardami. Non puoi mollare. Non dopo tutti i sacrifici che hai fatto. Ancora musica nell'Open Space, la voce amica di Radio Torino Notte. Ci stanno arrivando molte email e un sacco di SMS. Sentiamo chi c'è in linea. Ciao. Bella voce dell'oltretomba. Ciao. Da dove ci chiami? Torino, ma il nome non ve lo dico. Eleonora. Ok, signorina, voglio restare anonima. Sei piuttosto silenziosa. Magari dici subito se c'è un pezzo che ti piacerebbe ascoltare. Così sciogliamo il ghiaccio. Ce l'avete Wind of Change degli Scorpions? Ehi, una richiesta molto insolita. Ha un valore affettivo? Sì, è che io la cerco da anni ma non la riesco a trovare. Mi ricorda mia madre. Ah, ti sta ascoltando in questo momento. No, lei non c'è più. Mi dispiace. E lei ti cantava questa canzone? No, io veramente non l'ho mai conosciuta. Pronto? Ci sei ancora? Sì, sì, ci sono. Ti va di parlarci di te? Di come è stato crescere senza di lei? Sì. Tanto collegio. Nessuno che ti viene a consolare quando ti vengono i brufoli o quando devi mettere l'apparecchio. Capisco, l'ho portato anch'io. Certo, è dura. Quindi mi sono chiusa in me stessa e tiravo giù un sacco di fantasie. Fantasie una dietro l'altra. E
quando le vivevo era tutto così difficile. A volte le fantasie in cui vivevo io erano meglio della realtà in cui mi trovavo. Perché ci hai chiamato? Solo per la canzone oppure... Magari non è vero che non mi sta ascoltando. Mi sente come. Volevo dirle che sono felice che mi abbia messa al mondo. Che nonostante tutto, i casini... è che i casini ti aiutano a diventare più forte, a non rimanere debole. O affronti o schianti. Grazie, Sofì. Io non mollo mai. Mia cara anonima, vorrei dirti tante cose, ma sono sicuro che è meglio che me ne sto zitto e che mandi in onda la tua canzone. Non è stato facile trovarla, ma ci siamo riusciti. Ciao. Ciao. Come si sente oggi? Strana. Pensavo di aver fatto dei progressi, mi sentivo molto meglio, ma... no, ultimamente sono molto tesa. E c'è un motivo particolare? Riesci a identificarlo? Ho paura che i nostri colloqui non mi siano più d'aiuto. Potrebbe definirmi questo non essere più di aiuto? Non riesco a liberarmi dei miei fantasmi. E a volte è come se mi si materializzassero davanti, e questo non era mai successo prima. Che cosa non era mai successo prima? Ho visto, cioè mi è sembrato di rivedere il mio rapitore. È stato un caso o è successo più volte? La prima volta che è successo non volevo credere ai miei occhi e ho lasciato perdere. Poi l'ho rivisto di nuovo e quindi l'ho seguito e ovviamente non era lui. Eppure io ieri notte ero sola a casa e stavo dormendo. Mi sono svegliata di colpo, sentivo i suoi occhi su di me e ho avvertito la sua presenza. Capisce? Cioè lei credeva che il suo rapitore fosse lì, con lei? Non solo lì, ma proprio sdraiato accanto a me. Paolo, io non posso più andare avanti così. Io non ce la faccio. Ginevra, noi non possiamo stabilire con certezza se lei ha visto davvero il suo rapitore oppure se l'ha soltanto immaginato. Quello che io devo sapere con esattezza è che cosa ha provato quando ha percepito la sua presenza. Mi serve 45 giri, il vinile, dico, quelli vecchi. Lì, nell'angolo, fai da sola? Dove? Qua, sì, sì. Quindi guarda, io me lo segno e ti dicevo, domani, dopodomani al massimo, secondo me c'è, te lo tengo via, eh? Grazie. Ciao. Ciao. Sto cercando. Cosa stavi cercando? È un pezzo tedesco, però mi sa che è fuori catalogo, così mi hanno detto, non lo so. Che canzone è? È Wind of Change degli Scorpions. Ah, bellissima, me la ricordo. No, è un casino anche per me coi fornitori, perché dovresti provare bancarelle oppure, sai, collezionisti. Ah. Questi che hanno, insomma. Mannaggia. Se no, non so, hai provato a cercare qui? Per me? Ma penso di sì, dai un'occhiata. Io apro, eh? Uh-huh. Vado. Uh-huh. Emozionata. No! Wind of Change! Grazie, Mattia. Vorrei approfondire con lei alcuni punti. Ha detto di aver provato paura in quei momenti, giusto? Sì, anche. Ma più che altro mi è scattato qualcosa dentro, qualcosa di strano. Ecco, rabbia. Ho provato una grande rabbia. Verso di lui? No, verso me stessa. Avevo finalmente trovato il coraggio di confessare tutto a mio marito e avevo affrontato il problema senza girarlo. Questo mi faceva sentire forte. E poi
E poi questa gravidanza era come avere una seconda possibilità. E questo mi bastava per combattere quel lato oscuro. Quella parte di me che ha voluto la relazione con il mio rapitore. Ha avuto paura di non portare a termine la sua gravidanza. Io ho avuto paura di perdere tutto quello per cui ho combattuto. E mi sono sentita di nuovo fragile e vulnerabile. Ginevra, lei vive la sua gravidanza come una sorta di rinascita, ma non solo, come uno scudo, una protezione. E questo è un bene o un male? Dipende. L'importante è non crearsi troppe aspettative da questa gravidanza. Vede, un figlio è molto importante, ma non la rende invulnerabile ai fatti della vita. Ginevra, lei dovrebbe imparare a convivere con la sua normalità. Ho in mente un programma meraviglioso per il pomeriggio. Allora, prendiamo la tua macchina, carte di credito e ci diamo a un bellissimo shopping terapeutico. E se invece ti propongo un cinema o un museo? Senti Giulia, andiamo dove ti pare, basta che ti vai a cambiare. Ce la fai a passare da Cenerentola a donna di classe in mezz'ora? Mezz'ora, esagerata. Guarda che non sono mica te. So, dove vai? Vado a fare shopping con Asia, ma giuro che se continua a sfottermi io la butto giù dalla mole. Beh, non sei contento di vedermi? Né contento né scontento. Vorrei solo che tu non venissi più qui, ne abbiamo già parlato. Memoria corta agli uomini. Una passata sulla lavagna e puff, non sei più niente. Anzi, forse non sono mai stata niente per te. Non è affatto vero. Però è inutile che dica qualcosa, è tempo perso. Vorrei solo che ti attenessi ai patti. Qui ci abita Giulia. È normale che la sua migliore amica venga a trovarla. Se poi casualmente è la stessa persona che tu ti sei scopato, questo è un problema tuo, no? Allora preferirei che questa amicizia finisse. Visto e considerato che per te è soltanto un pretesto. Tu la usi, Giulia, la usi e basta. Te ne intendi di come si usa la gente? Te ne intendi ancora meglio di come si butta via quando non serve più? È finita. Mettitelo bene in testa. Vivi la tua vita. Sei giovane, bella, non ti manca niente. O sì, invece. Qualcosa mi manca. È la stessa cosa che manca a te. E se tu non hai il coraggio di ammetterlo, significa soltanto che sei un'ipocrita. Va bene. Vuoi continuare a farti del male? Fa pure. Io ne ho abbastanza. Rombi, io vado al bar, c'è il fabbro che mi sta aspettando. Sperando che riesca a mettere a posto sta cassaforte. Cristiano, vieni con me. Non ce la faccio. Ho un esame a giorni e sono indietro a morire. Oh, non mi guardare, a me devo accompagnare Mina. Oddio, è vero. Oggi Mina parte. Mina! Che c'è? Senti, mi dispiace salutarti così in fretta, ma dopo quello che è successo al bar... Non ti preoccupare. Pensa alle cose più importanti adesso. Mi raccomando, se diventi famosa a Parigi come modella, voglio tutte le tue foto, così le attacco al bar. Okay? Ehi, ma sei diventato il mio più grande ammiratore adesso. Adesso devo proprio scappare. Ti saluto. Aspetta, Andrea. Vengo anch'io. Allora in bocca al lupo, eh. Crepi. Paris! Oui, je suis Roberto Troisi. O Troisi, perché sai che in francese O-I si legge U-A. Tipo, un, deux, trois, voilà, pourquoi. Ti do una mano a fare i bagagli? No, ci penso da sola, grazie. Ho il telefono, scusa. Pronto?
Nella cassaforte non c'era un soldo. Qualcuno ha pensato bene di precedermi. Scommetti che entrambi sappiamo chi è stato. Ma cosa stai dicendo? Che se credi di andartene con tutti i soldi sei proprio fulminata. Voglio la mia metà, e subito. E stavolta non provare a fregarmi. Non parli più. Niente. Oh oh. Che c'è? Houston, abbiamo problemi. E secondo me è l'olio dei freni. Perfetto. Ci mancava solo questo. Vado a prendere gli attrezzi. Vediamo che si può fare. Ho capito che da qui non ce ne andiamo più. Preferisci piantarti alla prima curva? Tardi. No, nessun problema. Devi partire subito. Ah, è quasi, sì. Senti, vado. No, è che ero convinta che nessuno mi riconoscesse. Non lo so, ma chi è? Oddio, sono stata una scema, scusa. No, perché guarda che hai fatto benissimo a sfogarti. Solo che mi riesce un po' difficile immaginarti coi brufoli e l'apparecchio ai denti. Sì, davvero. E poi quando i ragazzi ci provano, come pensavo, o ci prova perché va, non so, va a botta sicura, oppure perché gli faccio pena. E quindi io mordevo per prima. Ah, ecco perché l'apparecchio, fuori ai denti. Rovinati i denti. Ma no, è che... Non lo so, fondamentalmente mi sentivo un sacco insicura, perché la prima a cui non piacevo ero io. E io allora? Io avevo pure Fabio che faceva tutto meglio di me. Piaceva alle bambine, giocava a calcio da Dio. E tu? Mi chiamavano gamba tesa. Io arrivavo dal centrocampo, mettevo la palla lì, miravo la porta, poi ci provo, arrivava Fabio. E dopo ho iniziato a fare lo stesso con le ragazze. E vabbè, però ora basta, dai, pensare al passato. Pensiamo al presente. Pieno di sorprese. Cos'è che ti piacerebbe, Mattia? Svegliarmi più leggero. Non dico con le ali, però un pochino più leggero. E allora già siamo a buon punto. Magari non ti spuntano. Oppure ti spuntano, non lo so. Ma comunque se non ti dovessero spuntare, puoi sempre ripiegare sui pattini. Quant'è, Mattia, che non ti fa una bella corsa sui pattini? A parlare con te sembra tutto facile, perfino vivere. Non è facile, però è una grandissima figata. Non ci credi? Ok, allora subito, ma senza pensarci, dimmi subito una cosa per cui valga la pena vivere. Lo sport, gli amici e i baci. Ciao, Mattia! Ne avevo chiesta una sola, ma valeva la pena. Entra così? No, pensavo non ci fosse nessuno. Credevi male. Potete mettere una chiave in questa porta? Una chiave? Ma sei pazza? Potrebbe succedere qualche tragedia, tipo che uno sconosciuto affitti una stanza e poi venga a morire in bagno. Io... Tu vedi troppi film, secondo me. Sì. Ora, se non ti dispiace... Ma che fai? Te ne vai senza salutare? Amore, a forza di salutarci, oggi non ci vado più in ufficio. Dovrebbe essere un'idea. Sì, e poi? A Milano che ti dicono? Senti, prendi tu il fuoristrada, è più sicuro. E di a Giulia che prendo la sua macchina. Va bene. Ciao.
Ti aiuto. Guarda che non c'era bisogno di rovesciare tutto se volevi baciarmi. Mi mancherai moltissimo. Tra me e te c'è sempre stato qualcosa di... Di speciale? Sì, dal primo giorno, te lo ricordi? Mina, non credo che ci rivedremo con tanta facilità, per cui dovremmo salutarci in modo un po' più... Era un sì? No, era un mi piacerebbe, ma tra un po' mi parte il treno. E ancora mi devo sistemare tutte le mie cose. Ma questa è una cosa da sistemare, anzi, prima la sistemiamo, meglio è. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale. La mia mente che prende il volo, qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, ti sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, o che sarà di questa vita, sempre fra le dita. Forse è finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati. Sarà il destino arbitro di questa partita. Ricettatore ave, cuori rubati. Avrei dovuto far controllare la macchina qualche giorno fa. Meno male che me ne sono accorta. Abbiamo rischiato, sai? Ho tutto, sì. Sei sicura di essere in grado di aggiustarla? Non è il caso di chiamare un meccanico? Le mani di un altro meccanico sulla mia macchina? Tu stai scherzando? Oddio, no, mi sono sporcata di grasso. Vabbè, un po' d'acquaraggio e si risolve. Cosa? L'acquaraggio sulle mie mani? Non discutere e seguimi al lavandino. Campione! Ehi! Sei pronto per la grande prova? Sì, pronto. Bene, perché oggi li massacriamo tutti, me lo sento. Tu come stai? Sicuro che quella botta sottosopra non ti ha un po' stordito? No, ma va, mi sono ripreso. Sono solo un po' teso per l'esame. Un po' teso? Sei un fascio di nervi. Guarda che facciamo, appena finiamo qui andiamo a mangiarci un super hamburger. No, ma scherzi, non riuscirei a mangiare nemmeno un chicco di riso, lo stomaco così, no? Dammi retta, finita la tensione, l'ansia si trasforma in appetito. Aspetta e vedrai. Che dici, entriamo? Io devo dare un attimo un'occhiata agli appunti, ancora una volta. Tu però vai, che sennò perdi posti migliori. Migliori per copiare? Certo. Scusate ragazzi, oggi siamo chiusi, ci hanno svaleggiati. Mi dispiace, ci vediamo domani. Thank you.
Ma sì, ti dico. Li fanno per titolo di esami, ma è una farsa, sono già assegnati. Stai. Meglio così. Sei sicuro? Così mi aspetto qualcosa. Per sposarti. Scusa un attimo. Silenzio. Fammi vedere, oi. No, dai, te lo faccio io, dammi qui. No, non ti preoccupare. Magri, per cortesia. Basta. Bene. Bene, bene. E così il compito ce lo facciamo fare dagli altri. Questo è annullato. Può anche uscire, Magri. Si spicci, su. Fuori. E voi silenzio. Riprendete a lavorare, non è successo niente. Professor Bologni, perché non butta fuori anche me? Ce l'avevo io il foglio in mano. Spero di farcela, altrimenti addio programma. Io non ho dubbi. Sei o non sei la migliore meccanica della piazza? Un po' di rispetto, signorina. Il mio occhio oggi ci ha salvato la vita. Giulia, ma dov'è la tua macchina? Io lo capisco che lei per far carriera deve tenersi buono il figlio dell'ordinario di questa cattedra, ma con me non attacca. Galanti che dice? Non era lei che copiava? Galanti, Galanti, ave Galanti nell'alto dei cieli. Sfodera il mio cognome ogni due parole come se fosse un rosario. Se n'è accorto? Che cosa no. Stai insinuando? No, 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 io non sto insinuando, sto affermando che se il mio cognome non fosse stato Galanti, lei avrebbe sbattuto fuori anche me, non solo Magri. È molto generoso da parte sua prendersi a cuore la situazione del suo amico. Ma il compito di Magri è in bianco, guardi. Appunto, visto che lei è l'assistente di criminologia, dovrebbe sapere che complicità in reato è un crimine. Dunque, andavo sbattuto fuori anch'io. Senta, l'ha visto anche lei che Magri non era all'altezza di superare questa prova scritta. Avrebbe anche potuto aiutarlo. Questa non è la Croce Rossa, Galanti. Ma nemmeno Auschwitz, Bologna. Comunque, tutto questo non giustifica i suoi scandalosi favoritismi nei miei confronti. Era chiaro che Magri disturbava l'aula. Sarà meglio che torni al prossimo appello. E con ciò ho chiuso. Lo sai che cos'è lei? Lei è proprio che un gran bel... Che sta succedendo? Sposami, Jenny. Io lo so che non sono molto intelligente, ma so che cos'è l'amore. No, 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 questo non va bene, questo non va bene. Perché ci vorrebbe qualcosa, questa non sarebbe... Ci vuole qualcosa di più classico, un prevè. Prevè. Prevè è un grande, prevede, prevè. Ah, eccoci qua. Finalmente, allora siamo pronti? Ecco qua, allora si va. Vorrei portarmi via questa casa con una lumaca. Mi mancherà moltissimo. Ti mancherà la casa? O gli inquilini? Tutte e due. Ma dai che Parigi è a due passi da qui. Quando meno te lo aspetti, mi vedrai passeggiare sugli Champs-Élysées. Allo Champagne de la Patrie? Preferisco andare da sola alla stazione. Come da sola? Mi sono preso il pomeriggio libero apposta. Non rendere tutto più difficile, Robby. Ah, sì. Forse hai ragione tu. Fai un bel sorriso. E adesso va. Vai, piccolo, devi andare con lui. Con lui chi? Humphrey Bogart, Casablanca. Guarda che tu sei meglio di lui. E io sono meglio di lei, no? Mm-hmm. È stato un periodo bellissimo. E tu sei una persona meravigliosa.
Roberto. Mi ha chiamato Roberto. Ma perché? Perché la fai andare via così? Che ti ho fatto io? No, parliamo. Come andare una sciagura, una carestia, una locusta? Una piaga. Ma questo no. Mi dica, professore. Ma no, niente, solo un piccolo malinteso. Malinteso? Diciamo che lei è un gran bel leccaculo. Per favore. Diceva. Magri era impreparato e allora... Andiamo, andiamo. Io ho studiato con Magri. Professor Galanti, io ho studiato con Magri e le posso assicurare che era più preparato di me. Ma capisco, ma dopo un quarto d'ora il compito di Magri era in bianco. E allora perché non buttava fuori anche me, visto che cercavo di aiutarlo? Se avesse continuato a dar fastidio l'avrei fatto, ma per una volta... Bella questa, per una volta, come i bambini! Diciamoci la verità, lei ha fatto del servilismo una religione. C'ho i testimoni, eh? Silenzio! Dove credete d'essere? A un concerto? Questo è il tuo compito, vero? Eccolo qua. Annulla. Il problema è risolto alla radice. Stefano, quella è la porta. Se sento ancora fiatare qualcuno, sospendo l'esame. Così dovrete saltare l'appello. Noi due ci vediamo a casa. Sì, papà. Professore. Se trova opportuno un provvedimento disciplinare. Ma no, professor Galanti, addirittura. E allora perché non lo baci? Sempre libero, ma allora perché non risponde? Non ti preoccupare, ci sarà un motivo, no? Quella macchina ha perso troppo olio, è pericolosa. Un attimo prima l'avrei bloccata. Ma come facevi a sapere che avrebbe preso la tua macchina? Sei riuscita a parlare? No, è sempre libera. Dai, andiamo. D'acqua da offrirmi? Sì, quella del rubinetto. Sì, sì, va bene, tanto vado di fretta, ero giusto passata per vedere come stavi, ma dalla tua faccia non sembra molto bene. È appena andato via il tecnico della cassaforte. Sì, l'ho visto prima. Quanto t'ha spillato? Niente, la cassaforte non è stata forzata. Cosa? Non è stata forzata, o meglio, è stata forzata per finta. Per finta? E perché qualcuno forzerebbe una cassaforte per finta, scusa? Forse per farmi credere che è stata forzata. Sì, vabbè, che l'ha fatto quella forza del pensiero tipo Geller o avrà usato quegli arnesi alla Mission Impossible? Esatto, esatto. Come dice il tecnico della cassaforte, secondo te uno che usa quegli arnesi alla Mission Impossible viene qui in un baretto misero come il nostro? Giusto. Se ne deduce che? Che chi ha aperto la cassaforte conosceva la combinazione. Esatto. Quanti siete a conoscerla? Siamo solo in due. Mi dirà che stai pensando quello che penso io. Tu che ci fai qua? Lo stronzo ha battuto fuori anche me. Mi dispiace, è tutta colpa mia. No, non ti preoccupare. Tanto non sarà criminologia a fermarmi. E poi lo sai che sono raccomandato, no? Cristiano, che c'è? Paura dell'esame. È da ieri che dico che non ce l'avrei fatta. Certo, come no? Io dovevi crederti, vero? La paura fa brutti scherzi, lo sai. Cristiano, sei ridotto uno straccio. Che c'è? Me lo dici tu oppure vado a indovinare? Ma lasciami stare.
Ok, vado a tentativi. Dunque, tu hai un grosso problema, vediamo. Donne? Droga? Dimmi la verità. Ma che droga? Siete voi drogati dalla televisione? Possibile che sentite parlare di pasticche e discoteche e siete capaci solo a fare 2+2? Cristiano DJ, mal di pancia, uguale, Cristiano si cala. Ok, 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 calma, calma, sono solo preoccupato. Potevi dirmelo che avevi mal di stomaco. Sì, ma guarda che io non ti devo dire tutto. Non sei mia madre e nemmeno il mio confessore. E poi non ho ancora bisogno della bambinaia. Che dici, avrà girato da questa parte? No, di là, guardalo lì sull'asfalto. E ora? Via dei Platani. Mamma per accorciare faceva sempre Via dei Platani. Adesso non è più nemmeno libero. È spento. Come è spento? Sì, è spento. Se non le è successo niente, allora perché non ci ha chiamato prima di spegnerlo? Avrà visto che la stiamo cercando. Senti, non ti preoccupare, non sarà niente. Ha seminato Torino di olio di freni. Lo sappiamo tutti e due quello che vuol dire. Dovevi sentirli come urlavano. Sembrava un mercato. E tuo figlio lì a gustarsi lo spettacolo, l'eroe. Ma dai. L'hai sempre detto anche tu che Bologna è un ruffiano spaventoso. Non vuoi neanche invitarla a cena. Eh certo, è vero. Ma io posso dirlo. Lui no. Lui non può saltare a pie pari i suoi doveri. Ma da ragazzi l'abbiamo pensato tutti. Anche tu. Che figuraccia mi hai fatto fare. Nella mia aula, davanti ai miei studenti. Vabbè, ma lui ne ha fatto una questione di principio. Senti, Lia, per favore, non lo giustificare. E certo, vedi? Tu avresti fatto lo stesso, no? Forse. Ecco, non dire forse con quel sorrisino, sai? Vedrai quando torna. Per un mese, tutte le sere a casa. Sì, sono d'accordo con te. Ecco. E poi giuro, giuro, se ancora uno studente mi prende in giro, io... Ma non essere permaloso. Tutti i professori sono sempre presi in giro da tutti i loro studenti. Quindi lo sai anche tu questo. Ancora non torna. Ma avrà paura della tua reazione? Il problema tra te e Stefano è che non riuscite a parlarvi. Se tu riuscissi una volta, una, a vedere le cose dal suo punto di vista, allora lui riprenderebbe fiducia. Via, ma quale punto di vista, eh? Quello di un ragazzino viziato che risponde male ai miei colleghi e mi sbatte in faccia alla porta dell'aula, per favore, eh? Ma sì, certo. Solo che con questa posizione non riuscirete mai a capirvi. Rischi soltanto di peggiorare le cose. Capirai, peggio di così. Sì? Sì. Ah, va bene. Va bene, arrivo subito. Ecco, mi ero sbagliato. Stefano. Che è successo? Ne ha combinato un'altra, ancora peggio. L'ultima volta che mi hai preparato un old fashion avevi bisogno di un favore. Questo è più buono però, sai? Hai usato un'altra vodka, questa è più secca. Roby, come te la stai passando in questo periodo? Intendo dire economicamente. Andrea, viviamo insieme da anni, lo sai che economicamente è sempre un disastro.
Cosa c'è? Sei vittima di un trauma post-rapina ritardato? Oggi è passato il tecnico della cassaforte. Mi ha detto che la serratura era intatta. E il fatto che abbiano lasciato quei finti segni lì era solo una copertura. Copertura di che? Chi ha aperto la cassaforte conosceva la combinazione. No, è impossibile, perché soltanto io e te conosciamo questa combinazione. Appunto. Siccome tu non sei stato... No, tu stai pensando malissimo. Allora la botta in testa l'hai presa tu, non l'ha presa Cristiano. Andrea, ma che... È l'unica possibilità, Roby. Mettiti al posto mio, cosa penseresti? Io penserei che è stato Tom Cruise a fare Mission Impossible, ma non dubiterei mai di te. È per questo che ti sto chiedendo se hai parlato della combinazione con qualcuno. Ma che ti pare che vado in giro a mettere i tazze e bao con la combinazione della cassaforte, io? No, è che... E che pensi che io sia un deficiente? Forse non hai tutti i torti. Ma ti assicuro che io il numerino della cassaforte l'ho inciso qui, su questa collanina, perché neanche me lo ricordo. E questa collana non me la tolgo mai, me la tolgo soltanto quando... Soltanto quando vado a letto. Mannocciolino, mi chiedo... Chi? Di chi? Di quella che sta con noi giorno e notte, che mangia con noi, che dorme con noi, che va a letto con noi. A che ora parte il treno? 15 minuti. A costo di buttarci sotto quel treno la prenderemo, quell'infame furbetta maledetta. Andiamo, vieni con me. È ferita. Dov'è? Mamma!